straniero io. Ma straniero sì. Quale sarà la nuova Italia? La nuova Italia dei prossimi 150 anni? Sarà l'Italia nuova che assume in sé anche nuovi ragazzi che, i cui genitori vengono da altri paesi ma che hanno studiato italiano, che parlano italiano esattamente come me e leggono adesso il Manzoni perfettamente e che hanno tutti i diritti di vedere riconosciuta la loro cittadinanza come nuovi italiani che faranno la storia dell'Italia nei prossimi decenni. Un po' di tempo fa, circa un anno fa, entrai in un bar e c'era un ragazzo etiope di origine, se non sbaglio, che parlava romano. E io, insomma, proprio per timidezza, gli ho chiesto un po' la sua storia, ho detto: ma tu da dove vieni? Perché parli romano? Dice: ma mia famiglia venne dall'Etiopia anni fa. Insomma, mi ha raccontato un po' la sua storia. E mi ha affascinato da morire. Si parla di una comunità, ma ci sono tante comunità, ci sono le comunità di quelli come me che sono nati in Italia, hanno fatto il proprio percorso scolastico in Italia, quindi il Manzoni lo conoscono come lo conoscono gli italiani, ci sono quelli invece che sono venuti da pochissimo tempo. E magari, insomma, può anche essere che tramite iniziative come queste, questi ultimi arrivati possono essere anche loro stimolati a leggere qualche cosa di qualche grande scrittore italiano. La mia famiglia proviene dall'Africa, io ho anche parenti africani, provengono dall'Etiopia. Mio nonno ha vissuto in Etiopia, è nato e ha vissuto per 28 anni, mia nonna per 19, mia madre è nata in Etiopia, però poi ha fatto un anno in Italia e veramente mi raccontano tantissime cose di quando loro erano piccoli, i miei cugini che ancora vivono là, che ancora tuttora li sento, ci vengono a trovare. Io purtroppo non sono andato mai in Africa, però il prossimo anno ci andrò. Abbiamo scelto di celebrare in qualche modo anche i 150 anni dell'Unità d'Italia per mettere degli elementi, diciamo, di sensibilizzazione, di advocacy. Sappiamo che ci sono 900.000 minori di origine straniera cresciuti in Italia, di cui 500.000 nati in Italia. Ho vissuto per anni in Inghilterra, so che cosa vuol dire vivere in un posto dove non c'è nessuna separazione, nessuna barriera, non c'è nulla di diverso. E a vivere tra l'altro da italiano, quindi neanche da londinese o da inglese. E mi pare che le iniziative che giungono da associazioni o da organizzazioni magari che operano a fini benefici oppure volontariato, cose così, ce ne siano talmente tante che ultimamente mi pare che sopperiscano, tendano insomma a sopperire tutto quello che le istituzioni non riescono a fare o non vogliono fare. Lui è un testimonial serio di Save the Children, è stato lui che mi ha tirato dentro, però la responsabilità è mia, ho dato la mia totale disponibilità e quindi poi mi sembrava anche un modo abbastanza originale per ricordare i 150 anni dell'Unità d'Italia, anzi forse l'unico modo originale. La rete G2 Seconda Generazione ha partecipato a questa iniziativa insieme a Save the Children Italia per ricordare, nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, ancora una volta il nostro appello e la nostra campagna, il nostro sforzo per modificare la legge attuale sulla cittadinanza, così da riconoscere anche a chi nasce in Italia o vi arriva da piccolo, figlio di genitori stranieri, la cittadinanza italiana e pieni diritti civili e politici.